Mentre un sacco di roba. Oh mio, che cosa sta facendo? Cosa diavolo sta facendo? Caro, che cosa hai fatto? Il touchpad! Si sta muovendo da solo il touchpad! Buongiorno a tutti ragazzi, qui è Dani, il vostro ingegnere di fiducia, e benvenuti in questo nuovo episodio della Virus Saga. Nell'episodio della scorsa settimana ci eravamo lasciati con una sfida. A tutti gli informatici, ingegneri informatici, sviluppatori indipendenti e curiosi, avevo infatti richiesto di mandarmi tutte le vostre creazioni virussiane all'indirizzo email nfirevirus@gmail.com. Come vedete, mi avete letteralmente inondato di file. E allora ho pensato, ma perché non trasformare questo episodio in qualcosa di un pochettino piccante? Oggi, signori, andremo a scaricare e installare il maggior numero possibile di virus fatti da voi. E vediamo in quanti virus riusciremo a distruggere la nostra macchina virtuale. Vi ricordo, come sempre, di non emulare mai quello che facciamo all'interno di questi video. Va bene divertirci tra di noi, ma non fate mai assolutamente del male a nessuno. Infatti, per il video di oggi, ho creato una sandbox molto molto particolare, perché non mi fidavo di voi e avevo paura di perdere letteralmente tutto. E quindi ho usato un computer portatile esterno collegato all'hotspot del mio telefono, di cui catturo la fonte sul mio computer fisso usando una roba di acquisizione esterna. Sono sicurissimo e direi che sull'autosicurezza dovremmo essere a posto. Poi questa serie vi è anche utile per migliorare le vostre capacità di programmazione e per avvicinarmi, che ne so, anche un pochettino al mondo della sicurezza informatica, perché alla fine quello è l'obiettivo finale. Bene ragazzi, direi che possiamo cominciare a vedere le vostre creazioni, ma vi ricordo prima di lasciare un bel like per supportare la serie e anche di iscrivervi a questo canale. Vi ricordo che le iscrizioni sono completamente gratuite. Se il canale vi fa schifo tra una settimana, tra un mese, potete tranquillamente levarle, ma mi aiutano davvero tantissimo a raggiungere il mio sogno dei 100.000 iscritti. Che poi a 100k, ragazzi, vi faccio uscire uno di quei video che rimarranno memorabili nella storia. Parola di ingegnere. Partiamo con questo. Prova. Ce lo manda un utente chiamato un account a caso. Vuoi rimanere anonimo? Per contrastare i vostri virus ci predisponiamo con il meraviglioso Task Manager e, perché no, anche un bel terminale in modalità amministratore. Così, insomma, se buttate della roba che fa troppo casino, almeno proviamo in qualche modo a bloccarla, se no è troppo facile. Non lo guardo, non lo aprirò. Doppio clic. PC protetto da Windows. Ok, ulteriori informazioni. Eseguiamo comunque. Stai per essere disconnesso. Ti ho ammazzato l'Explorer. Tra 15 secondi ti spegnerò il computer. No, dai, non vi dire che abbiamo già perso, ragazzi. Cosa c'era all'interno di questo? Per favore. Vediamo se il riavvio di Windows risolve tutto. Speriamo che sia stato solamente uno shutdown. Non ho voglia di restapparmi la macchina virtuale. Beh, esplosione totale fuoco. 1-1-2-2-3-3. Entriamo. Beh, direi tutto a posto. Non è successo nulla. Adesso per curiosità apriamolo e vediamo com'è fatto. Che cosa hai fatto? Avrei distrutto l'Explorer. È giusto, task kill. E poi hai spento il computer dopo 15 secondi. Va bene, carino, divertente. Ma la macchina virtuale è ancora viva. Prossimo virus. Ah, PS apprezza il colore verde perché fa molto hack. Chi diavolo mi ha inviato una mail in giapponese? Sta roba qui è uno scam. Ragazzi, attenzione alle mail che girano con gli scam, eh? Non cliccate su niente. Questo è uno scam, via. Ma perché vi siete iscritti con questi indizi? Adesso qualcuno di voi mi spiega perché si è iscritto sul sito arancione usando il mio account dei virus. Caro Infile 666, verifica il tuo indirizzo email. Siete il peggio. Siete il peggio! Questo virus è fatto da Frank Datum 02. Inizio a intravedere bella roba con un teschio qui. Non aprire. Ah, sì, sì, che apriamo. Un attimo che apriamo un bel terminale intanto. Le contromisure sono pronte. Vediamo un pochettino che cosa ci ha creato questo utente. Accesso negato. L'azione richiede privilegi elevati. Ah, beh, ma certo, ma te li do i privilegi elevati. Non preoccuparti. Guarda, tasto destro. Ti eseguo come amministratore, tesoro. Guarda, tutto tuo. Prego, faccia quello che vuole. Configura Internet Explorer 11. No, grazie, non voglio configurare Internet Explorer. Perché stai creando roba sul desktop? Cosa stai creando sul desktop? Oh mio Dio. Oh mio Dio, cosa stai facendo? Ragazzi, si stanno creando delle immagini con dei meravigliosi nomi e mi ha bloccato. Aspetta un attimo, aspetta un attimo. No, 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 quanti li sta creando? Aspetta, 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 fermati. No, dai. Porca vacca. Con tanto di musica, ragazzi. Qui la qualità è salita.
Dai, ma perché mi si è bloccato tutto? Ah, c'è una roba in basso che rompe. Sono riuscito a prendere il controllo del computer. Non me ne frega delle impostazioni consigliate. Chiudi qua. Grazie di avermi dato il tuo indirizzo IP. Che te ne fai dei miei indirizzi IP? Sono collegato con il telefono. Gli ingegneri sono sempre sicuri. Allora, vediamo se riesco a trovare il tuo programmino che sta usando la mia CPU al 100%. Tasto destro, termina attività. Oh cielo, cosa hai creato? Cosa sono sti affari? Oh santo cielo, vi piacciono i virus horror nell'ultimo periodo? Allora, a parte la musica che dà un po' fastidio, secondo me con un riavvio qua si risolve tutto. Dovrei aver terminato e bloccato tutto. Vediamo, per quale motivo non va il tasto per Windows? Cosa mi hai fatto? Hai bloccato tutto! Allora, usiamo le maniere farti. Shut down trattino S trattino T 0. Teoricamente questo risolve anche questo problemino. Mi hai bloccato la barra delle applicazioni. Abbiamo risolto anche questa. Rieseguiamo la nostra Microsoft Virus Box e vediamo se siamo ancora salvi. Allora, a parte queste icone che mi hai lanciato sullo schermo, che possiamo tranquillamente cancellare, direi che ci siamo salvati. Va bene, prossimo virus! Grazie per avermi dato il tuo indirizzo IP. Ah, c'è qualcosa che si avvia in partenza su Windows. Oh cielo! Oh! No! Cosa? Cosa sta facendo? No, no, fermati! No, non ci posso credere. No! Cosa sta succedendo, ragazzi? Impossibile trovare il messaggio? Cosa sta facendo? Fermi una... Credevo di averlo risolto. Spegniamo di nuovo! Allora, riesco a entrare, ma c'è probabilmente qualcosa all'avvio che mi va a fare del gran casino. Si stavano aprendo tipo la calcolatrice della gran roba. Apriamo un attimo il terminale. Oh no, è ripartito. È ripartito. Ma quanta roba sta aprendo? Oh mio Dio. Che poi mi mette la macchina virtuale in questa schermata. Spegni il computer. Io non posso fare niente se non spegni. Se io lo clicco, che succede? Ma fermi un attimo. Forse ce l'ho fatta. Gestione attività. Ragazzi, sta roba è un incubo. Gestione attività disabilità dall'amministratore. Oh mio Dio. No. Dobbiamo andare. Allora, vediamo. Reg edit. Vediamo se riusciamo a entrare nel registro del sistema. Mentre un sacco di roba. Oh mio, che cosa sta facendo? Cosa diavolo sta facendo? Frontespizio. Ragazzi, sta letteralmente aprendo randomicamente. Sì, vabbè, ragazzi. Beh, giustamente questo punto esclamativo azzurro ci piace. Gestione attività è stato. Cosa stai facendo? Caro, che cosa hai fatto? Ma qualcosa riusciremo bene a fare? Cosa cavolo? Dai, non voglio perdere già la. STD.exe, oh mio Dio. Windows installer. Impossibile. Non riesco a entrare neanche nell'editor. No, ragazzi, non ce la faccio. Non ce la faccio, è completamente ingestibile. Mi sta aprendo troppa roba. Il touchpad! Si sta muovendo da solo il touchpad! Perché la schermata ti avvia il Ma guardate quanti icone ha aperto in basso! Cos'è sta roba, ragazzi? La calcolatrice! Ma quante cose... Setup a new connection. Ma no, caro, non mi serve setupare una nuova connessione. Cioè, praticamente sta aprendo qualsiasi cosa esistente nel sistema. Cioè, è una roba allucinante. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi? Ci siamo riusciti? Forse, ragazzi, ce l'abbiamo fatta! Forse ce l'ho fatta, ragazzi! Chiudiamo tutto... Oh mio Dio. Sì, no? No. Via. Via. Ci siamo riusciti! Siamo arrivati alla fine, ragazzi! È stata...
È stata duri. Complimenti, hai fatto una gran bella figata. Per fortuna che stavo usando un computer esterno. Chissà cosa diavolo facevi con l'indirizzo IP. Non voglio neanche saperlo. Prossimo virus, siamo ancora vivi. Il prossimo video è stato uppato su Mega e ce lo manda un certo Crash. Si chiama acidrain.exe. Allora, la mia macchina virtuale è stata già abbastanza danneggiata da quello che avete fatto. E vediamo se acidrain è pericoloso. Immagino, ho visto l'ultima cosa che avete fatto. Mamma mia ragazzi, questo è il simbolo del sistema operativo Linux, ci sarà da divertirsi. Vediamo Acid Rain di questo Crash se ci farà terminare la challenge, per adesso siamo ancora vivi. Let's go! PC protetto da Windows, giustamente, ulteriori informazioni. Vuoi consentire a quest'app con autore sconosciuto di apportare modifiche al dispositivo? Assolutamente, Nyan Cat is here. Ho già paura ragazzi, si prospetta una bella roba. Godiamoci lo spettacolo. Vuoi riconsentire questa app con lo tuo sconosciuto? Sì! Cioè, come vuoi aprire questo file? Microsoft Edge, vai su internet. Un file da scaricare. C'è un setup. Acid Rain non viene scritto di seguente. Assicurati che sia sicuro. Lo è. Tranquillo, tranquillo Google Chrome. Tranquillo Google Chrome. Conserva, tranquillo. Abbiamo tutto sotto controllo. Le rode sono rosse. Il mio schermo è blu. Credo di aver cancellato System 32. No, aspetta. Do not download me. È un virus interattivo? Cioè devo andare... Mi manda su internet e mi fa scaricare dell'altra roba? No, vabbè ragazzi. Siete meravigliosi. Io adoro... Questo è il best content che posso portarvi su YouTube. Oh cielo. Oh... ragazzi, mi sa che la challenge è stata appena persa. Oddio. Oh mio Dio, ragazzi. Cosa sta succedendo? Perché si sta aprendo? Si stanno aprendo delle pagine internet con dei gatti. Beh, questa è la polizia che passa. How to make your... che cavolo. Unbelievable break... è sicuro cancellare System 32? Ma secondo me no, caro. Wow. Wow. Ma perché io non mi prendi popcorn quando... Ma cos'è sta roba? Guardate ma tipo va avanti all'infinito. Sono curioso di vedere fin quanto riesce a spingersi sto affare. Ah beh, giustamente apriamo randomicamente roba sullo schermo, perché è giusto così. Sono riuscito ad aprire una finestra. Accetto tutto nel dubbio, noi accettiamo tutto. Vediamo che succede sul mio desktop. Get a better PC next time. Ma caro, mi dispiace. Norton Antivirus Security. Norton Antivirus ha trovato un malware, per favore scansiona. Il programma funziona correttamente? Sì. È fermato. Quindi siamo safe? Eccolo. No, eccolo che ricomincia. Ma sbaglio o mi ha cancellato tutte le icone del desktop? Sta spawnando delle frecce. Vediamo un attimo nel cestino che cosa c'è. Ragazzi, fatemi aprire il cestino. Allora, nel cestino, se riesco a evitare... No, ragazzi. Io ho il brutto presentimento che questa roba ci abbia davvero cancellato System 32. Quindi forse se andiamo a vedere le cartelle e i file, diamo un'occhiata. Tasto destro. Allora, il disco locale è ancora più o meno vivo. Più o meno. A parte questo effetto... C'è System 32? Porca vacca, non ci posso credere. Eccolo, è tornato. Ecco tutte le icone che compaiono sullo schermo, meraviglioso. Allora, Windows, vediamo se è cancellato davvero System 32. Beh no, c'è ancora. Quindi dai, no, siamo ancora safe. A parte che adesso il mio desktop è diventato completamente scuro e non è rimasto più nulla. Mi sa tanto che se riavvio la macchina virtuale qui non riusciamo più a fare niente. Vabbè, nel dubbio proviamoci. Ragazzi, stiamo per riavviare il sistema. Io so già che mi pentirò di questa cosa. Riavvio in corso. Ditemi che ce l'abbiamo fatta, per favore. Una challenge comunque molto divertente. Non credevo che mi sia divertito così tanto. No.
No, 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 siamo arrivati al capolinea. E niente ragazzi, la macchina virtuale è andata. Siamo resistiti più del previsto. È stato un episodio, direi, pieno di colpi di scena. Mi sono divertito davvero un sacco. Per i prossimi episodi, ragazzi, vi consiglio di iscrivervi al mio Discord, che vi lascio qui sotto in descrizione. L'indirizzo email mi sembra poco convenzionale. Sul Discord riusciamo ad organizzarci meglio. Vi creerò una stanza apposita in cui condividere tutte quante le vostre creazioni. Ovviamente che potrò vedere solamente io. Detto questo, Dani vi saluta, vi dà appuntamento ad un prossimo video e complimenti perché mi avete letteralmente distrutto tutto. Ciao! Vuoi altri episodi della Virus Saga? E allora clicca qui!